Mimmo De Padova, sappiamo bene che se io domani volessi partire per Milano dovrei mettermi l'anima in pace e fare un viaggio della speranza, sia che io prenda un pullman e debba assorbirmi 12-13 ore di viaggio, sia che voglia prendere un treno, ammesso che ci sia, e fare 2-3 cambi a prezzi altissimi, sia che voglia muovermi in aereo e quindi dover fare le classiche tappe, partire con la macchina, andare a Bari, a Brindisi e poi riuscire forse ad arrivare a Milano. Noi sappiamo bene che a Taranto siamo stati scippati di questo diritto alla mobilità e stiamo andando sempre peggio, vero? Certo, sì, infatti oggi leggevo sui giornali che la provincia ciclicamente, l'anno scorso aveva proposto una class action per l'aeroporto, quest'anno lo propone per i treni e non si rendono conto che andiamo sempre peggio, ma perché sanno tranquillamente che a Taranto hanno dei politici morbidi che purtroppo hanno qualche problema quando devono relazionarsi con qualcuno. E come dice il mio candidato sindaco, lo devo dire, perché a schiena dritta, lui preferisce stare a schiena dritta anche contro l'Ilva, cioè con l'Ilva possiamo avere qualsiasi tipo di confronto, io non sono per la chiusura dell'Ilva nella maniera più assoluta, però l'Ilva deve rispettare le leggi, quindi se qualcuno ci fa un confronto a schiena dritta con Emilio Riva, a quel punto secondo me la città ne beneficia. Ritornando alla faccenda della mobilità, tutti sanno che abbiamo l'aeroporto di Taranto perfettamente funzionante, tant'è che il giorno 23 riprendono i voli per Medjugorje, quelli sì che sono viaggi della speranza. Qualcuno ci dice per quale motivo fate solo e esclusivamente quei voli, ma perché noi possiamo fare solamente voli cargo, perché dobbiamo riempire l'aereo per poter volare. Purtroppo c'è negata la possibilità di poter fare la linea, il volo di Roma e il volo di Milano. Non ce lo fanno fare per problemi e per questo con l'avvocato Albisini abbiamo presentato una denuncia. Per la prima volta dal 2002 a Taranto viene fatta una denuncia contro ignoti. Ma sappiamo perfettamente che il destinatario è Aeroporti di Puglia e il destinatario poi è anche la Regione Puglia e il destinatario è anche Vendola, che in questi giorni ha qualche problemino e magari gliene arriverà qualche altro problemino. Cioè noi abbiamo denunciato la faccenda che da Taranto sono scomparsi come minimo 5 milioni per i voli per Roma e per Milano e poi tutta una serie di infrastrutture che devono essere fatte sull'aeroporto che sono state, come dire, messi a bilancio, ma chiaramente non li abbiamo ritrovati nell'aeroporto. Ritornando al lavoro, secondo me, ecco, partendo dall'aeroporto e quindi partendo dallo sviluppo del turismo, possiamo impiegare tantissimi giovani. Ci sono degli studi che prevedono che in base agli aerei si dice che un aereo porta 80 posti di lavoro tra diretto e indiretto. Noi a Taranto abbiamo degli ottimi istituti professionali sul turismo, però questi ragazzi non fanno assolutamente nulla, non fanno gli interpreti, oppure vanno in Francia a fare gli interpreti, ma assolutamente non fanno turismo sul territorio. Noi potremmo tranquillamente fare turismo sul territorio. Abbiamo visto nella Settimana Santa, ma anche in altri periodi, che il castello è visitatissimo, quindi abbiamo bisogno di guide, abbiamo bisogno di tutto. Un aeroporto, ma qualsiasi altra cosa, porterebbe tantissimo sviluppo e potremmo impiegare tutti questi ragazzi, certo, in un sacco di attività. Altra attività sarebbe quella, e nel programma di Taranto c'è, il fatto di rendere vivibile il lungomare, affidando delle cooperative di giovani per poter rendere vivibile, adesso è un mortorio, renderlo vivibile con i giovani e fare questo.